continuiamo a presentare idee innovative, startup innovative, perché poi questa giornata nasce soprattutto per questo. Allora inviterei sul palco Paolo Diras, ideatore di Liberex. Buonasera, grazie a tutti, grazie per l'invito. Sì, io sono Paolo Pilas, il responsabile operativo del circuito Liberex, che in realtà è la replica in Emilia Romagna di qualcosa che è nato qualche anno fa, che è il circuito Sartex. Mi è stata chiesta una citazione per accompagnare questo mio intervento. Ho detto, da quel che una citazione deve essere bella e intensa, allora ho scelto questo passaggio di un'intervista del 1942 all'economista John Maynard Keynes. In realtà la citazione doveva essere un po' più lunga, perché a questa domanda c'è quella risposta dell'economista che cita un aneddoto di un architetto di Londra che durante la Seconda Guerra Mondiale voleva portare un grandissimo piano di ristrutturazione della città di Londra, ma si dovette fermare perché mancavano i soldi. Keynes in quel caso disse: ma mi volete dire che manca l'acciaio, che manca il cemento, che mancano i progettisti, che mancano gli operai, che manca la capacità di progettare tutte queste cose? In realtà queste cose ci sono, dobbiamo trovare il modo di metterle in atto. Vedete, un po' ciò, come dire, la situazione in cui ci siamo ritrovati, si sono ritrovati quasi tutti gli imprenditori nel 2008 a seguito dello scoppio della crisi causata dal crollo delle banche americane, a seguito dei derivati. È stato un po' come se il giorno dopo lo scoppio della crisi tutti gli operatori economici, dalla grande azienda al piccolo artigiano di Reggio Emilia, avessero perso la loro capacità di produrre ricchezza. Ma noi sappiamo bene che non è così. La crisi non ha causato la mancanza della capacità di produrre ricchezza. Questi artigiani, queste imprese hanno ancora questa capacità, hanno le potenzialità per fare ciò che facevano prima dell'inizio della crisi, e allo stesso tempo i loro clienti hanno necessità di quei beni e di quei servizi che loro offrivano sul mercato. Ciò che è venuto meno non è stata questa ricchezza, ma è stato il mezzo che permetteva di favorire lo scambio di questa ricchezza. Siamo nel 2008 e nel 2009 nella terra da cui vengo io, in Sardegna, un gruppo di giovani neolaureati comincia a capire e a cercare di trovare un pezzo di soluzione a questa crisi, perché naturalmente si vedevano circondati di attività economiche che continuavano a chiudere a seguito della mancanza della moneta, della mancanza di euro, e quindi cominciano a studiare dei sistemi che sono già attivi da diversi decenni un po' in tutto il mondo, penso ad esempio al caso del FIR svizzero, dei sistemi di scambio tra imprese e professionisti in cui a fianco alla moneta a costo legale si possa generare una moneta che vada a dare aiuto alla moneta che in quel momento ha delle difficoltà di circolazione. Studiano insomma quella che viene definita una moneta complementare. Badate bene, il termine complementare è molto importante, perché vuol dire che appunto andiamo a dare sostegno a una moneta che in quel momento non riesce più a circolare. E nel 2009 nasce così Sartex. Sartex che cos'è? Non è nient'altro che una rete di imprese, professionisti e in futuro anche cittadini che scambiano tra loro beni e servizi, così come fanno quotidianamente nel mercato euro, ma lo fanno all'interno di una rete, utilizzando come mezzo di pagamento non la moneta euro, ma la moneta Sartex, che ha uguale valore, che viene scambiata all'interno di una piattaforma digitale. Sartex nasce nel 2009-2010 in Sardegna, nel 2012 vince il premio di startup dell'anno, nel 2013 comincia a replicarsi in altri territori, arriva anche qui in Emilia Romagna con il circuito Liberex, appunto di cui che io rappresento qui, e si espande in 10 regioni italiane. Attualmente a utilizzare questo sistema sono circa 7.000 imprese in tutta Italia. Che cosa accade brevemente all'interno di questo circuito? All'interno di questi circuiti
il sottostante della moneta non è più, non è l'oro, non è il dollaro americano come avviene normalmente. Il sottostante della moneta è la capacità produttiva delle imprese che si trovano all'interno del circuito. Noi lavoriamo su quello che definiamo potenziale inespresso delle imprese, partendo da un concetto molto semplice, cioè se un'impresa, se un professionista, se qualcuno produce un bene o un servizio che è richiesto dalla comunità a cui lui appartiene, allora questo per noi è già un valore di per sé. Non è come accade oggi in cui se qualcuno non riesce, come dire, a mettere a reddito una parte del suo prodotto, una parte del suo servizio, quello diventa capitale morto, come viene definito. No, quello è capitale vivo, è capitale umano, è capitale che può essere messo a reddito e che può generare altra ricchezza, può generare scambi, relazioni e può impattare anche sulla comunità a livello sociale. Il fatto che in un determinato momento, cavolo, sono andato lunghissimo, allora non posso di certo spiegarvi il funzionamento di Startex e di questi circuiti, ma vi posso dire molto brevemente il perché sono nati e perché noi facciamo questo. Perché siamo convinti che i benefici per gli individui oggi possono arrivare soltanto se ogni azione corrisponde a un beneficio che non è soltanto personale, ma è anche per la comunità a cui noi apparteniamo. Nel momento in cui una comunità trova il modo di mettere a frutto e di mettere a reddito ciò che produce, ciò che offre a tutti gli altri partecipanti della comunità, allora il mezzo di scambio, il mezzo da utilizzare per scambiare questi beni è relativo, è un fattore secondario, diventa, come diceva Keynes, una questione veramente tecnica. Grazie. Grazie mille a te, Paolo.